Si è conclusa così, con i vigili del fuoco che con grande abilità hanno fatto srotolare lungo tutta la facciata del palazzo della prefettura un grande tricolore di 16 metri per 24. Sulle note dell'inno di Mameli e dell'inno alla gioia, simboli dell'Italia e dell'Europa, la celebrazione del 69° anniversario della fondazione della Repubblica, tenutasi in piazza del Plebiscito alla presenza del sindaco del comune della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris, del prefetto Maria Gerarda Pantalone, del sottosegretario alla difesa Gioacchino Alfano, del cardinale Crescenzio Sepe e delle più alte cariche civili e militari. Quest'anno la manifestazione ha inteso coinvolgere i cittadini ed in particolare i più giovani quali protagonisti della vita democratica, con il coinvolgimento di 10 istituti scolastici. Dopo aver passato in rassegna lo schieramento delle forze dell'ordine e dei militari dell'esercito, il prefetto ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in cui si richiamano i doveri e le responsabilità delle amministrazioni per prevenire sempre più e sradicare ogni fenomeno di corruzione e di illegalità. È poi seguita la consegna delle onorificenze ai cittadini della provincia di Napoli che si sono particolarmente distinti nei diversi campi per impegno civile e sociale. Le forze dell'ordine hanno poi allestito stand espositivi rimasti aperti fino al pomeriggio per esprimere la loro prossimità e la centralità della cultura del servizio ai cittadini, in particolare ai ragazzi che hanno potuto cimentarsi, ad esempio, con le tecniche della polizia scientifica nell'elaborazione di identikit o scoprire le attività dei reparti cinofili e artificieri o degli specialisti addetti alla scena del crimine. Tra esse la polizia della città metropolitana che ha illustrato i compiti di istituto e i risultati raggiunti, specie nel settore dei reati ambientali, anche in considerazione della riforma delle province e del riassetto delle forze di polizia previsto dal governo. Sindaco della città metropolitana Luigi De Magistris, l'importanza della polizia della città metropolitana in questo quadro di riforma. Ma è importante, va mantenuta e va preservata di fronte anche a chi pensa uno smantellamento da un presidio di legalità che nel passato ha dimostrato di essere molto utile e che noi vogliamo continuare a utilizzare al meglio nei nostri territori, la nostra città metropolitana. Penso soprattutto al comparto della polizia ambientale, è su questo che stiamo ragionando per fare un unico corpo della polizia metropolitana, una grande sinergia tra le polizie municipali, in particolare quella della città di Napoli, la polizia della città metropolitana e anche in sinergia con l'autorità giudiziaria che lavora su tutto il territorio. Quindi per me sono un presidio fondamentale, stiamo convincendo il governo a utilizzarle al meglio nei nostri territori.